Sul Club dei Supereroi numero 9 è in corso di pubblicazione, con il secondo episodio, Crisis on Infinite Darkwings, storia scritta da Aaron Sparrow e Ian Brill, per i disegni di James Silvani, pubblicata su Darkwing Duck numero 6 del novembre 2010, quando in quel particolare periodo Disney aveva assegnato la licenza per la pubblicazione dei propri fumetti negli Stati Uniti alla Boom Comics. In particolare la storia che il Club dei Supereroi sta proponendo introduce un elemento piuttosto interessante, ovvero quello degli universi paralleli. Per approfondire dal punto di vista scientifico, ma anche storico, l'idea degli universi paralleli, dobbiamo tornare addirittura ad Albert Einstein, come al solito del resto, e in particolare all'ultima sua conferenza pubblica, nel corso della quale fece l'ennesima frecciata nei confronti della meccanica quantistica, affermando una cosa del genere. È difficile credere che questa descrizione sia completa. Sembra rendere il mondo nebuloso, a meno che qualcuno, un topo per esempio, non lo stia guardando. È credibile che lo sguardo di un topo possa cambiare considerevolmente l'universo? Era il 14 aprile del 1954 e Einstein, in questa citazione, si riferiva all'interpretazione della meccanica quantistica che veniva proposta da Niels Bohr e dai suoi allievi. Era un'interpretazione sostanzialmente probabilistica e questa cosa qui non era molto gradita ad Einstein, come peraltro aveva ribadito in altre occasioni. Tra il pubblico era presente anche un giovane dottorando, Hugh Everett, il cui supervisore era John Wheeler, uno dei più grandi fisici teorici dell'epoca. La citazione che ho appena detto di Albert Einstein ispirò Everett per la direzione sulla sua tesi di dottorato. La tesi, discussa nel 1956 e poi pubblicata come articolo l'anno dopo, venne popolarizzata come interpretazione dei molti mondi dall'amico di Everett, Bryce DeWitt. Questa visione però è in qualche modo non completamente esatta. Questo perché, cercando di restare un pochino più coerenti con l'idea di Everett, sarebbe più corretto parlare di interpretazione dei molti osservatori. La funzione d'onda totale dell'universo, perché Everett è interessato alla funzione d'onda totale dell'universo, è la sovrapposizione delle funzioni d'onda dei singoli componenti dell'universo. Inoltre, ciascuna di queste funzioni d'onda sarebbe in grado di estendersi in tutto l'universo, senza limitarsi alla zona locale, per esempio, la scatola in cui abbiamo infilato il gatto di Schrödinger. Secondo Everett, infine, ciascun elemento in realtà si muove, evolve all'interno dell'universo in maniera deterministica. Gli aspetti probabilistici, però, emergono poiché abbiamo una situazione in cui esistono molti oggetti nell'universo. E questo permette di, in qualche modo, realizzare tutte le possibilità insite in potenza all'interno dell'universo. Si potrebbe quindi al massimo in questo caso parlare di realtà parallele più che di universi paralleli. Il termine multiverso in effetti venne introdotto dal filosofo William James, mentre dal punto di vista della cosmologia la cosa che si avvicina di più al multiverso è legata alle conseguenze dell'inflazione cosmica, in particolare dell'inflazione eterna introdotta da Alexander Vilenkin. In questo caso l'idea è quella di avere un susseguirsi di inflazioni cosmiche una dietro l'altra, che alla fine generano una specie di universi bolla, ovvero delle vere e proprie bolle di universo all'interno di un universo molto più vasto.
bolle che non sono in grado di comunicare tra loro perché eccessivamente distanti una dall'altra, e all'interno delle quali è possibile avere anche delle leggi della fisica leggermente diverse, essenzialmente perché le costanti della fisica risultano leggermente diverse. Il termine inflazione cosmica, ad ogni modo, è associato a una espansione dello spazio-tempo che viene fatta a una velocità superiore a quella della luce. Questo perché il limite della velocità della luce è imposto agli oggetti che sono nell'universo, ma non allo spazio-tempo. Ok, sperando che non vi siete persi troppo all'interno di questo spazio-tempo, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!